Consigliera Salsi, Commissione delle Lette. Grazie Presidente. Ad ogni mandato si presenta sempre il solito interrogativo, se e come allargare la Commissione delle Lette. Lo statuto del Comune di Bologna infatti prevede la costituzione di questa commissione composta dalle consigliere di sesso femminile di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale. Lo statuto prevede anche la possibilità di allargare questa commissione alle consigliere dei quartieri. Nei mandati amministrativi precedenti si è ritenuto opportuno attuare questo allargamento per garantire una maggior rappresentatività delle varie parti politiche all'interno della commissione stessa, poiché l'esiguo numero di consiglieri eletti in passato non ne consentiva uno svolgimento ottimale. In questi giorni siamo al vaglio dei criteri di allargamento per la nostra commissione delle Lette e vede una proposta che allargherebbe la commissione dalle 12 consigliere comunali alle 27 di quartiere, più le 27 di quartiere. Va detto che in questo mandato amministrativo il numero delle consigliere, essendo pari a 12, corrisponde ad un terzo del totale dei consiglieri e quindi l'attuale presenza femminile è significativa. Questo allargamento proposto aggiungerebbe un'ulteriore spesa al Consiglio, al bilancio del Comune di Bologna di quasi 400.000 euro. 400.000 euro che potrebbero essere risparmiati, dati i tempi di ristrettezze economiche e gli inviti anche dell'assessore al bilancio a cercare di contenere il più possibile la spesa, vedrebbe questo risparmio di 400.000 euro anche, maggiorato anche di quelli che sono i vari rimborsi che dovrebbero venire dati ai datori di lavoro per le eventuali consigliere elette. A questo proposito io quindi presento un ordine del giorno che chiederò che venga iscritto all'ordine dei lavori delle commissioni per chiedere che per questo mandato elettorale la commissione delle Lette non venga allargata anche alle consigliere di quartiere. Ritengo che questo sia un gesto estremamente importante per dimostrare che anche la politica, quando è necessario, sa in quale maniera tagliare i costi e sa come andare incontro alle esigenze dei cittadini. Grazie.